Fara Music Festival in questa edizione così strana e straordinaria. E nel set delle ore 21 abbiamo un quartetto di musicisti che provengono direttamente da Padova, hanno attraversato parte dell'Italia per arrivare qui a Fara in Sabina, dove abitualmente si svolge il Fara Music Festival. Dico abitualmente perché ci troviamo con i concerti estivi solitamente tra l'Abbazia di Farfa e Fara in Sabina, e invece in seguito all'ultimo DPCM che ci ha obbligato a realizzare i concerti in streaming, siamo al Tube Recording Studio, sempre di Fara in Sabina, con Mariano Colombatti Quartet. Mariano, buonasera. Bentornato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, è il primo concerto in streaming che fate con il tuo quartetto? Assolutamente sì, è il primo concerto in streaming. Allora, avrete già seguito i nostri concerti nel precedente weekend, avrete già visto che in realtà siete soli, ma virtualmente non lo siete perché c'è un gruppo di tantissime centinaia di persone, migliaia di persone che seguono lo streaming e che interverranno durante il concerto con commenti, emoticon, insomma, anche affettuosità. Bene. che renderanno appunto lo spettacolo anche abbastanza emotivamente coinvolgente, insomma. Bene. Quindi non sarete soli, anche se qui gli unici a vedere siete Francesco Lupi, lo storico sound engineer del Tube Recording Studio che ci ospita, e Marco Mari dello Spotted Mind che si occupa dello streaming e della sessione video. Quindi cominciamo con la tua musica, che è quella che rientra nel tuo disco Fly Down, realizzato e uscito dal 2019, in parte, poi immagino che suonerai. Sì, c'è qualche pezzo nuovo in realtà, presenteremo, che tra l'altro prima volta che vengono suonati davanti a qualcuno, fondamentalmente, per cui sono nuovi, nuovissimi, diciamo. Allora, noi come stiamo facendo in questa rassegna in streaming, interverremo e io avrò il difficile ruolo di mediare tra gli artisti e il pubblico dietro gli schermi degli smartphone e dei computer. Quindi il primo brano di questa sera, Mariano? Si chiama Are You Serious? Ed è un brano che non è appunto presente nel disco. Abbiamo deciso di partire con questo brano perché ci predispone bene al resto dei brani che seguono. Un brano che per noi è molto divertente suonare, per cui speriamo di poter trasmettere anche un po' di divertimento a chi ci ascolta, chi ci vede, ecco, tramite questo brano. Benissimo, allora noi siamo serissimi nell'ascoltarvi e nel goderci lo spettacolo. Ok. Thank you.
Siamo stati serissimi nell'ascoltarvi, già ci sono moltissimi visualizzazioni e moltissimi utenti già in diretta, e questa è cosa buona anche perché probabilmente siamo tra i pochissimi in Italia a realizzare concerti live in questa serata, in questo strano novembre, difficile per tutti i settori, non solo per la musica dal vivo. Allora, intanto Mariano, direi che potresti presentarci gli altri tre musicisti del quartetto. Benissimo. A te la parola. Ok, allora, alla batteria, vado per ordine, quindi alla batteria Alessandro Arcolin, e al basso Alberto Zuanon, mentre alle tastiere Marco Zago. Tutti e quattro padovani, sì. Tutti e quattro che ruotavate insomma intorno allo stesso conservatorio, giusto? Sì, più o meno sì, tranne Alessandro che si è aggiunto di recente proprio nello stesso conservatorio di Rovigo, che però erano anni che suonava insieme a Marco, noi ci conoscevamo, eravamo amici già da tanto tempo, e quindi poi si è aggiunto al gruppo dopo. Moltissimi musicisti ruotano intorno a Rovigo, al conservatorio, quindi è una struttura d'eccellenza per quanto riguarda il jazz. Sì, sicuramente, poi ovviamente molto è l'ascito che ci è stato lasciato da Marco Tamburini, che purtroppo è scomparso nel 2015, però
tutti i semi che poi hanno germogliato poi successivamente sono stati piantati da lui e dalle persone che lui, gli altri insegnanti che lui ha tirato dentro inizialmente, per questo, quindi è un insegnante sicuramente a cui io sono legato molto, anche Marco che noi abbiamo avuto come insegnante, quindi è qualcosa che ci resta molto dal conservatorio, ecco. Certo. Allora, Mariano, secondo brano della Sì, scaletta. secondo brano si chiama Redirect ed è un brano che è presente nel disco e niente, è un brano che non ha avuto una genesi particolarmente lunga, né ha una storia particolare da raccontare. In questo caso è proprio un brano che è nato un giorno in cui avevo voglia di scrivere e quindi è venuto fuori questo. Poi è stato ovviamente grazie al contributo anche di questi musicisti riarrangiato e ha aggiunto raggiunto, diciamo, la veste che ha oggi come suona è merito anche molto loro e del tipo di modo in cui lo accompagnano ritmicamente, ecco. E, se non sbaglio è il Non mi ricordo che brano del disco, in che punto della scaletta, penso sia il quinto brano, ecco, È comunque. comunque in Fly Down, che è Sì. in distribuzione su tutti gli store digitali e distribuzione fisica per IRD, quindi comunque è facilmente ascoltabile. Certo, esatto. Intanto ascoltiamo la versione Sì. live. Thank you.
Bellissimo brano, carico di energia nonostante i tanti chilometri fatti in Grazie. Questa lunga giornata per voi. No, mi è venuto in mente suonandolo che in realtà c'è una storia per certi versi dietro questo brano. Allora raccontacela. L'ordine degli assoli è una cosa che è nata in studio e gli ho scelta di fare un solo di basso per primo era proprio perché mentre abbiamo prodotto questo brano in studio, siamo stati 3 giorni in questo posto dove suonavamo tutti nella stessa stanza, era una grande stanza, e un po' mentre suonavamo, quindi si facevano le prove, il check e tutto, Bebo era proprio scatenatissimo. Bebo è il soprannome di Alberto Zuanon, quindi era talmente scatenato che abbiamo deciso di dargli il primo solo, perché era veramente qualcosa di... che esatto, che ci è piaciuto un sacco, quindi questo è un po'... qualcosa che si è creato. Ha avuto la nomination. Esatto, ha avuto proprio la nomination, non si potevano fargli fare il primo solo. Allora, intanto qui ci sono un sacco di vostri amici, fans, insomma c'è chi dice, vabbè, c'è chi ci saluta dall'isola di Procida, beata lei, Maria Grazia, c'è chi, Riccardo Rossi dice, il Cube Recording Studio amplifica ogni volta la magia che traspare da questi concerti in streaming. Il passo successivo è sempre quello di approfondire tramite l'ascolto dell'album, cosa che Maria nel suo quartetto ha assolutamente invoglia a fare. Bellissimo. Insomma. Grazie mille, veramente siamo molto felici della cosa. Ecco, poi c'è qualcuno della vostra zona, che Paolo Ius, che dice: ma che ben fioi! Sì, bellissimi. Che, esatto, lo salutiamo molto. Benissimo. Bravissimi, un saluto a Mariano da tutti gli amici del Forum Jamball. Ah, ok, grazie, è vero. Forum di musicisti, soprattutto chitarristi. Benissimo. Che parlano di cose che piacciono ai chitarristi. Oggi è stato un trionfo di chitarristi qui al Cube Recording Studio. Sì, tra l'altro due miei amici, due persone che conosco, Thomas studia anche lui a Rovigo, quindi anche lui viene da lì, e, mentre Giuseppe, abbiamo suonato insieme al festival sempre organizzato dall'M Record Label, la Casperia, in trio di chitarre, in questo progetto che è stato un po'... per certi versi improvvisato, nel senso che ci siamo sentiti a distanza, non abbiamo mai provato, siamo arrivati, siamo finiti sul palco insieme a suonare alcuni dei nostri brani, ed è stata una cosa molto bella in generale, pur nelle difficoltà anche dell'arrivare da altre parti d'Italia nel giorno stesso del concerto, che però ci ha dato anche la spinta per, cioè abbiamo voglia di proseguire la cosa, ci sentiamo ogni tanto e stiamo cercando di impostare degli arrangiamenti per fare qualcosina anche in treno. Ricordiamo gli altri due musicisti coinvolti. Che erano Giuseppe Cistola e Andrea Infusino, sempre musicisti della M Record Labor, che hanno pubblicato dei bellissimi dischi. Tre chitarristi. L'idea era di unire insieme tre chitarristi dalle origini e anche dalle sonorità completamente diverse e unirli in un progetto speciale. Un po' come è avvenuto oggi, nel senso che tre chitarristi diametralmente opposti. Mi incuriosisce la tua scelta, anche come dire, dell'equipment, no? Hai fatto un stai utilizzando un set completamente digitale che forse qualche anno fa dai chitarristi sarebbe stato. Sì, esatto, è qualcosa che ha preso piede più negli ultimi anni, anche perché si è raggiunto, diciamo, un livello molto simile a quello che nel mondo delle tastiere la qualità audio ha raggiunto negli ultimi anni. Cioè, noi sappiamo comunque che nonostante le tastieristi abbiano una storia molto più lunga da questo punto di vista, già iniziata credo negli anni 70, qua Marco può confermarci, anche prima forse a livello di campionamento, è negli ultimi 15-20 anni che anche la qualità dei processori ci ha permesso di raggiungere degli ottimi suoni in linea, che magari non saranno mai esattamente come avere il pianoforte a coda davanti, certo, ma ci danno un'ottima qualità. In questo senso credo che molti dei processori, anche per chitarra e basso, stiano raggiungendo quei livelli, danno una grande comodità anche di poter suonare magari senza essere microfonati o direttamente in armonito. Certo, una serie assolutamente. Di allora, andiamo avanti col programma. Sì, benissimo. Il prossimo brano si chiama Inlays ed è un brano, direi, il più fusion che presenteremo questa serata, più fusion, diciamo, stilisticamente orientato magari alla fusion anni 80-90, che comunque fa parte in un modo o nell'altro delle nostre radici, anche degli ascolti, e che è un brano che inizialmente scrissi per la mia tesi al conservatorio relativa a un argomento un po' che era di moda qualche anno fa, l'armonia negativa. Era qualcosa che era andato di moda per via di un'intervista del grandissimo Jacob Collier in cui citava l'argomento. Allora io proprio in quel periodo stavo pensando a che tesi fare
E mi sono lanciato inizialmente non capendone nulla e poi pian pianino riuscendo a venire fuori con qualcosa anche di scritto. Tra l'altro, appunto, dei brani, questo è il primo che presenteremo oggi, che erano derivanti un po' da queste procedure di scrittura. Quindi, E allora faccelo sì, ascoltare. esatto, Inlays. Thank you.
Qui le sonorità fusion che hai citato prima appunto che iniziassi il brano, molto Steps Ahead, Yellow Sì. Jackets, insomma, si sentono davvero Sì, molto. escono di prepotenza, Sì, diciamo, ah, proprio. giustamente, Sì. è un filone del jazz che ha influenzato un po' tutti i musicisti, no? Sì, in un modo o nell'altro sì, anche in maniera magari chi ha voluto rinnegare completamente quel tipo di filone, che è molto diverso magari dalla tradizione, però perlomeno per quanto mi riguarda risulta comunque un momento interessante. Magari il tipo di fusion che più ha preso piede magari negli ultimi anni, che è un po' diversa da questa, che ha questi suoni molto rock, molto hard rock, quasi metal in un certo senso. È diventata di qualcosa di diverso la fusion, però ci sono questi momenti, poi tra l'altro ricchi anche di spunti a livello tematico e ritmico molto interessanti, secondo me, da portarsi dietro. E in particolare poi in questo brano ne è nato totalmente diverso, c'era molto più un brano, direi, open, even eight, così, proprio suonandolo insieme soprattutto ad Alessandro, che si è trasformato, quindi la colpa è sua, insomma, si è trasformato in questa fusionata, diciamo, come ci piace definirla, ecco. Sì, sono d'accordo, è uno di quei generi che paradossalmente è passato un po' fuori moda, no? Sì. C'è stato il ritorno alla dimensione acustica e se penso magari proprio a musicisti come l'Electric Band, no? Patitucci, Gambale, Coria, che sono proprio, hanno abbandonato il lato elettrico Sì. per tornare a quello acustico. Sì, allo stesso tempo però è interessante come la fusion, come magari lo intendiamo in questo modo, sia un po' trasformata, introducendo più cose, elementi diversi. Cioè questo tipo di fusion qui magari aveva più elementi presi dal rock, dall'hard rock, mentre adesso si sentono moltissime influenze da parte dell'hip hop, della musica nera in generale, della musica del mondo. Quindi comunque la fusion io ritengo che sia comunque qualcosa di vivo e un fenomeno che è presente nella scena del jazz, però magari spesso non lo si chiama così, lo si chiama magari contemporary jazz, lo si chiama in un altro modo, ma è così. Mi viene in mente anche, ad esempio, il gruppo di Alessandro e Marco, The Mad Lab, che hanno un disco finito ormai in uscita, che è un po' a cavallo tra forse la fusion più di questo tipo e la fusion invece più moderna, più ricca di riferimenti, per cui secondo me ci sono molti giovani poi che si dedicano e Ah, che lavorano in questo senso. è una lettura corretta. Il jazz spesso erroneamente viene considerato come un genere chiuso, no? Chi Sì. soprattutto ha la necessità di mantenere come dire, la correttezza Chiaro. stilistica riprendendo il jazz delle tradizioni. Sì. Al contrario, è un genere che storicamente si è aperto ai processi politici, sociali, culturali. Adesso il jazz tocca l'hip hop, c'è stato un periodo che toccava il rock, ma in Sì, ma generale c'è sempre stata un'evoluzione, sì, ma non no? solo, ormai, cioè, a me viene da dire che la musica degli anni 70 è tradizione, ormai sono passati 50 anni, per cui considerare tradizione magari solo quello che arriva fino agli anni 50 è a volte un po' riduttivo, perché in realtà, ma forse addirittura uno potrebbe dire già gli anni 80 sono ormai tradizione. Molte persone che suonano jazz oggi benissimo non erano neanche nate negli anni 80, per cui viene anche un po' da dire che magari l'attaccamento a volte in certi ambienti risulta eccessivo, seppur indispensabile magari per capire il linguaggio, per avere un'idea chiara di quello che succede. Questa è un po' Certo, la mia opinione. assolutamente. Intanto c'è qualche chitarrista che ti fa i complimenti e dice l'Helix è perfetto, appunto, tornando al discorso del digitale. Bene, bene. C'è Eric che vi saluta dalla Finlandia. Ah, addirittura. Grazie. C'è John che dice finalmente un concerto. E poi molto Alberto, eccellente, sento una grande freschezza in questa musica. Grazie. Quindi, vedi, la Bene. freschezza, nonostante voi abbiate citato un genere che in qualche modo viene considerato superato, Sì, quindi. certo, chiaro. Bene, ci fa piacere, insomma, che si sentano queste cose, Bene, chiaramente. allora andiamo avanti Sì. Sì, all'interno del nostro viaggio musicale. allora, il prossimo brano cambia totalmente tipo di brano, si chiama Another Mistake ed è un brano sempre presente
nel disco, ed è un brano a cui sono molto affezionato in quanto è stato scritto in memoria di Marco Tamburini, che è stato un mio insegnante a cui devo molto, diciamo, la mia visione sia musicale che poi anche tutto ciò che c'è di contorno umanamente alla musica. E a questo titolo perché dopo la sua scomparsa ho provato per un certo periodo a scrivere un brano in stile, nel senso che mi sono dedicato per alcune settimane a ascoltare in maniera intensiva i suoi dischi e cercare di scrivere un brano in stile, ma non mi è riuscito proprio, cioè nel senso che venivano fuori solo delle cose che ritenevo assolutamente posticce, fino a che ho trovato un po' la soluzione, non cercando di imitare il suo stile, ma cercando magari di applicare quello che lui mi aveva insegnato come musicista. E il riferimento all'errore è proprio il fatto che lui amava molto che noi rischiassimo, che noi sbagliassimo anche sul palco. E quindi questa è sicuramente una delle lezioni più grosse, ed è che spesso purtroppo mi dimentico, nel senso che ho troppa paura di sbagliare, troppa paura di rischiare, mentre lui si arrabbiava molto, e mi successe proprio in un caso quando invece giocavamo troppo in casa e giocavamo troppo nella nostra comfort zone. Quindi questo è forse l'insegnamento più importante per me, ed ho voluto quindi intitolare questo brano che è dedicato a lui in questo modo. Ascoltiamolo. Thank you.
Quello che colpisce è la varietà stilistica del tuo quartetto. Ci sono dei Grazie. brani completamente diversi l'uno dall'altro e che stanno a dimostrare anche le numerose passioni dal punto di vista dei generi musicali che vi attraversano in maniera trasversale, Sì, direi. certo, sicuramente influiscono gli ascolti di tutti, perché poi sicuramente la veste che poi si presenta poi finale a livello di arrangiamento dipende molto anche dai musicisti che la suonano, cioè non solo da chi la scrive magari o chi la arrangia, per cui sicuramente cambiando gli altri tre componenti del gruppo verrebbe fuori un'altra cosa ancora. La cosa che mi rende fortunato nell'averli insomma come compagni, ecco, di progetti, proprio il fatto che condividiamo molti dei nostri ascolti, quindi cerchiamo di avere sempre una visione un po' trasversale. Amiamo molto anche il pop, per dire, un certo tipo di pop che sicuramente fa parte di un tipo di musica che noi apprezziamo e che magari poi finisce all'interno dei brani, comunque anche quelli più jazzistici, ecco. Senti, essendo tutti e quattro padovani, vivete anche la sfera che va oltre l'aspetto professionale, ovvero quella amicale, Sì, quella certo, delle senz'altro. frequentazioni. Ci Sì. sono molti musicisti anche della vostra età di Padova. Sì, certo, ce ne sono molti che poi tra l'altro alcuni hanno fatto parte di formazioni che hanno anche pubblicato con l'Aimer Collaborus, penso, ad esempio, penso ai Bonora, mi vengono in mente che Sì. sicuramente di cui fa parte anche comunque Alberto come bassista e ci sono altri membri padovani, Alberto Lincetto come pianista e insomma, sì, e Quindi, anche Stefano Cosi come batterista, chiaramente sì. È oltre una. all'aspetto professionale e Sì. musicale, comunque vi frequentate, no? Sì, Cioè, in generale sì. Noi soprattutto. E poi comunque anche gli altri. E c'è sempre un costante fermento. Poi è chiaro, questa situazione non aiuta quella del Covid. Quindi anche c'è sicuramente assenza di jam session, di concerti. Però ci sono molte collaborazioni trasversali, No, sicuramente. volevo arrivare appunto Sì. al passaggio successivo, ovvero. Ne parlavamo qualche giorno fa con i Not Trio for Cats, che sono un'altra band romana, e anche loro molto amici. E io lo noto spesso quando in una band c'è anche una sintonia, c'è anche un'amicizia, una fratellanza, perché la musica suona diversamente. Certo, quello E anche senz'altro. in questo caso, si percepisce che comunque i brani non sono suonati perché studiati, provati, ma sono nati, cresciuti e poi hanno subito una variazione nel corso del tempo proprio perché vi appartengono. Sì, beh, questo cioè, se si sente ci fa senz'altro piacere perché è proprio quello che Assolutamente noi sì. a cui vorremmo arrivare, ecco. Assolutamente sì. Andiamo Andiamo avanti con avanti un con, altro brano. sì, Mental Misstep, quindi alleggeriamo un pochino l'atmosfera con un altro brano che a noi ci diverte molto, che è questo. È un attimo che devo Ecco, trovare il questo suono giusto. Devo è il trovare il bello e il suono brutto del giusto. digitale, no? Se avessi avuto i pedalini analogici avresti avuto tre o quattro suoni, invece lì hai Sì, dovuto no, cambiare diversi sì, preset per esatto, devo capire. arrivare. Esattamente. In realtà si può programmare anche per avere Sì. la canzone come preset, ma questo in realtà è un preset più aperto, proprio che ho pensato per i Però live. sei bravissimo, mentre introducevi il brano sei riuscito a trovare senza Sì, grandi difficoltà. esatto, sperando di aver fatto la scelta giusta. Magari Certo. poi mi sbaglio ed è tutto, va tutto Lo bruttissimo. scopriremo. Esatto. Vieni, Mental Misstep. Thank you.
Intanto ho dato l'opportunità anche ai nostri amici di Instagram di seguire la diretta. Grazie. Siamo ormai multitasking su YouTube, su Facebook, sulla fanpage di Fara Music. Siamo anche su Instagram. Bene. Allora, questo era un blues. Sì, sostanzialmente sì. L'idea è nata originariamente perché... sin da molto prima che iniziassi a concepire il mio disco avevo deciso che nel disco ci sarebbero stati un blues maggiore e un blues minore. Cioè, in realtà non è che forse è una cosa un po' ingenua come scelta, però non lo so, mi era sempre rimasta questa idea fissa. Cioè, sicuramente nel mio primo disco metterò un blues maggiore e un blues minore, cosa che poi è successa effettivamente. Questo è il primo, il blues maggiore, e poi Distance è un blues minore. È sempre presente in Fly Down, e ovviamente ho cercato anche qua di arrangiarlo in maniera meno tradizionale possibile, cioè con un chiaro riferimento alla musica hip hop, che è sicuramente qualcosa che mi diverte molto, ecco. Quindi mi è sempre sembrato un pezzo con cui divertirmi, questo. Certo, cui... l'armonia è quella di un blues, però sì, il groove era, esatto, lontano, insomma, sì, dallo shuffle a cui, esatto, tutti siamo abituati. Esattamente. Assolutamente sì, ma questo ritorna nella logica anche delle vostre composizioni, sì, appunto, trasversali. Quello che dicevamo, cioè magari la tradizione c'è sempre in un certo modo nel portamento della frase, nell'armonia tantissimo, e magari c'è qualcosa di diverso a livello di suoni, a livello di ritmo, di batteria. Poi sicuramente anche un discorso sui suoni, che spesso magari viene nel mondo del jazz più acustico, viene magari trascurato, cioè
trascurato il termine scorretto, nel senso che ovviamente nel momento in cui prevale la componente acustica, l'approccio allo strumento, al suono è più intimo, è più la persona con lo strumento. Magari quando si, almeno nel mio caso, è più relativo invece alla strumentazione nel suo complesso, quindi non solo la chitarra, ma anche magari l'effettistica. E per questo, ad esempio, amo molto utilizzare in questo tipo di brani le tastiere piuttosto che il pianoforte, cioè nel senso anche nel momento in cui un pianoforte fosse disponibile lo userei con parsimonia negli arrangiamenti, proprio nei momenti in cui è proprio necessario un piano. E allora, ovviamente, anche ricollegandoci al discorso di prima, quando c'è un bel piano acustico, quello vince su qualsiasi simulazione, chiaramente. Però la presenza di suoni tastieristici la trovo molto azzeccata e anche personalmente proprio mi diverte, insomma, mi predispone bene al suonare, al sentire anche l'accompagnamento che mi viene fatto sotto. Quindi certo, assolutamente d'accordo con te. E stiamo arrivando alla conclusione, sono rimasti gli ultimi due brani della scaletta. Benissimo. E allora proponici il penultimo brano, sì. E poi parleremo di un tema che è tornato spesso in questi giorni di Fara Music Festival, sì, con gli altri artisti, che non ti anticipo però. Ok, allora il prossimo brano suoneremo Fly Down, che è il brano che dà il titolo al disco, e quindi abbiamo deciso insomma un po' di metterlo sicuramente nella scaletta, in questa scaletta qui. Quindi Fly Down nasce anche qua per certi versi dal rapporto con il Conservatorio di Rovigo. È sicuramente stato un brano che ho presentato durante uno dei laboratori appunto di Marco Tamburini, che ci spingeva sempre molto a scrivere brani, era molto amante soprattutto al biennio delle nostre composizioni, quindi è nato proprio in un contesto anche questo accademico e poi si è sviluppato anche grazie a quelli che sono i miei compagni qui. Quindi ascoltiamolo.
Fly Down, questo è il titolo dell'album. Sì. Fly Down, perché c'è un motivo per cui lo ha intitolato così? Ma vola basso, giusto? Non lo so, esatto, forse perché è stato il mio primo disco e quindi, diciamo, ho pensato anche di mettermi in una condizione di non mettermi in troppa difficoltà e troppa pressione, cosa, diciamo, questo... obiettivo assolutamente fallito da tutti i punti di vista. Però questa era l'idea iniziale, quindi cercare di fare qualcosa di... giusto, giusto. Siamo... senza, sì, esatto, senza voler strafare... Bisogna sempre volare, sì, bassi. Cioè. Esatto, esatto, questa era un po' l'idea. Dario De Ida, proprio nella chiacchierata che precede il concerto, si diceva: io non sono mai soddisfatto né di come suono né dei miei strumenti, ma è anche il motivo che mi porta sempre a ricercare, a migliorarmi, no? È un po' il tema che tutti i musicisti affrontano, certo, abitualmente, perché se ti senti arrivato è la fine. È la fine, sì, assolutamente. Ma condivido tutti i punti di vista. Sì, sono raramente soddisfatto di quello che faccio, per cui senti, capisco. E ti dicevo prima di introdurre Fly Down, con tutti i musicisti in queste giornate abbiamo affrontato il tema del viaggio. Tema che, concetto che ricorre un po' in maniera simile tra tutti gli artisti coinvolti, proprio perché mi raccontavano chi negli Stati Uniti, chi in Africa, chi oggi Thomas parlava dell'Ungheria e Giuseppe dell'Argentina, cioè di come i loro viaggi poi abbiano condizionato in maniera importante il modo di comporre, il modo di pensare alla musica. Mm-hmm. Anche per te c'è un viaggio che in qualche modo ti ha condizionato, un'esperienza che ti ha fatto virare musicalmente? Beh, forse mi verrebbe da dire la conoscenza di queste persone, senz'altro è stata un po' la cosa che forse negli ultimi anni più mi ha influenzato, sia nei miei ascolti che nel modo di interpretare un po' quello che faccio e quello che suono, sicuramente. Poi io e Marco abbiamo vissuto 2 anni insieme, siamo stati coinquilini, per cui lì è nato moltissimo, esatto, siamo anche soci, cioè è nato moltissimo di quelle che sono le mie composizioni, le mie idee, anche dovute agli ascolti e poi le infinite discussioni davanti a dischi, video YouTube. Per cui, se devo parlare di viaggio in sé, come spostamento fisico, mi viene a dire di no. Non perché abbia qualcosa contro o perché non viaggi, ma perché forse quello che mi influenza di più, mi ha influenzato di più, è il rapporto con le persone, che il viaggio in sé, lo spostamento. Che poi chiaramente quello che dici tu, cioè le persone erano in viaggio, quindi hanno incontrato persone diverse, quindi questo le ha influenzate. Quindi sicuramente non c'è una stretta relazione. Nel mio caso è più le persone con cui condivido le cose più quotidianamente a influenzarmi, ecco, questo mi verrebbe da dire. Diciamo che è un prodotto proprio a chilometri zero, allora il vostro, perché sì, praticamente tutti per certi all'interno versi, della sì, stessa città. Sì, ma no, esatto, non solo noi musicisti, anche il fonico con cui spesso lavoriamo e realizziamo i nostri progetti, poi anche un'altra persona che come noi condivide un po' gli stessi tipi di ascolto, gli stessi tipi di idee, e spesso ci sono proprio consigli anche da parte sua su come fare, consigli anche scontri su come impostare le cose, ma sicuramente molto produttivi dal punto di vista del rapporto musicale e non. Quindi sicuramente nel vostro caso sono i rapporti umani sì, e di fratellanza che sì, hanno condizionato
la vostra musica. Anche questa è una valida alternativa nello sviluppo, nella crescita musicale di ognuno di noi. Prima di anticipare, di presentare l'ultimo brano, quindi io, come abitualmente faccio, introduco quelli che saranno i concerti delle prossime giornate. Sapete già, per chi ci segue da sempre, il Fara Music è una rassegna che dà grande spazio alla nuova generazione jazz italiana, alternandola a degli artisti chiaramente che ci rappresentano un po' in tutto il mondo, per quanto riguarda l'Italia, chiaramente. E domani avremo il vincitore del Premio Urbani 2019, cioè Elias Lapia, un sassofonista che si esibirà con il suo trio, mentre la sera, per la prima volta all'interno del Fara Music Festival, il trombettista Luca Aquino in duo nel progetto acustico con Carmine Ioanna alla fisarmonica, quindi due progetti invece in cui c'è un ritorno un po' alla tradizione, nonostante poi Luca utilizzerà anche dell'elettronica. Domenica alle 21 Bear Trip, l'unica giornata in cui ci sarà un solo concerto, un trio di jazz elettronico. E poi chiuderemo la prossima settimana, giovedì, venerdì e sabato e domenica, con 7 concerti. Ci saranno Pietro Lussu e Alice Ricciardi giovedì, poi ci sarà Daniele Orea venerdì, sabato Rita Marco Tulli e domenica Roberto Gatto Perfect Trio. Quindi moltissimi concerti ancora in programmazione, in streaming gratuiti, un progetto, quello del Fara Music che ha il supporto della Regione Lazio e della Fondazione Varrone. È anche per questo che abbiamo voluto proseguire e continuare con la musica dal vivo, per dare l'opportunità agli artisti, ma anche alle maestranze coinvolte in questo progetto annuale, di poter proseguire e terminare il lavoro iniziato ad agosto 2020. Quindi ringrazio Mariano, tutto il suo quartetto, che era già stato qui lo scorso anno, proprio perché ospiti in un podcast che realizziamo proprio qui al Tube Recording Studio, che si chiama 25 Minutes Live Session at Tube Recording Studio. Mai nessuno di noi avrebbe pensato che ci risaremmo trovati a Esatto. distanza di un anno nello stesso posto, ma È con vero. le mascherine addosso. Esatto. Senz'altro. Quindi nella vita ci si può aspettare davvero qualunque cosa. La vostra musica però non è scaduta, anzi la trovo ancora più frizzante e matura rispetto a un anno fa. Quindi io vi ringrazio e chiudiamo con Mariano. Con un brano che si titola EB, che è un brano che voglio dedicare alla mia fidanzata e compagna di vita, che è stato scritto in realtà anche quello, come molti dei miei brani, inizialmente è nato come esperimento su qualcosa di cava a cavallo tra il jazz e il pop. Però mi sono reso conto poi, lavorandoci sopra, che si è sempre più spostato anche come mio modo di pensare a questa persona che appunto poi è diventata la persona a cui è dedicato il brano. E che EB sono le sue iniziali ed è anche la tonalità di impianto del pezzo, quindi fondamentalmente tutto va un po' a cadere anche col discorso che facevamo prima, cioè il modo in cui i rapporti umani influenzano la musica, influenzano la nostra musica, il modo di scrivere, e quindi questo è un po' il senso di questo pezzo. Benissimo, benissimo, grazie ancora. Io ringrazio anche il pubblico che, come in ogni set del Fara Music in streaming, ci segue, ci commenta e insomma non ci fa sentire meno soli, anzi ci fa sentire in grande compagnia. Grazie a tutti voi per averci seguito anche in questo concerto. Mariano Colombatti Quartet.
Mariano Colombatti Quartet, Fara Music Festival, grazie con a tutti. lui Alberto Zuanon al basso, Alessandro Arcolin alla batteria, Marco Zago alle tastiere. Grazie per averci deliziato della vostra musica. Ci vediamo domani, doppio set, alle ore 16 con Elias Lapia Trio e alle ore 21 con Luca Quino Acustico, featuring Carmine Ioanna. Buonanotte a tutti, Fara Music Festival in streaming. A domani.